Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Nello scorso video non ho fatto molto, ma ho fatto più che altro le missioni secondarie per avanzare anche di rango, volendo metterle in questa maniera. E però sono comunque interessanti da fare. Non male proprio per niente. Allora, vado un attimo al negozio di Morishita prima di andare avanti con la storia, perché comunque è un punto da sbloccare questo. Entra pure, tu sei un nuovo pilota, vero? La comandante Minami mi ha detto tutto. Fuori di qui sono solo Morishita, ma dietro le quinte sviluppo parte di Rogue. E questo è molto utile. Magari ci tornerà più utile molto più avanti quando andremo verso la fine del gioco, magari anche. Questo è un altro negozio clandestino per piloti. Proprio così, qui lavoriamo per migliorare le capacità di Rogue. Mi hanno chiesto di spiegarti un po' di cose, quindi che ne dici se iniziamo? Ah, va bene. Vai con lo spiegone! Sviluppa parti e armi. Smantellando le parti che non ti servono puoi ottenere scarti da riciclare e crediti. Ok. Puoi spendere risorse o crediti per creare nuove armi e parti. Smantellando le parti che non ti servono puoi ottenere scarti... Sì, l'hai già detto. Se hai delle mod puoi impostarle su armi e sulle parti usando imposta mod. In sviluppa circuiti schede madre, sviluppi circuiti che ti aiuteranno a potenziare il tuo rogue. Una volta che hai sviluppato un nuovo circuito, puoi inserirlo in una scheda madre per attivarne l'effetto. Ah, dal menu personalizza. Sviluppa circuiti scheda madre, vediamo un po', quindi abbiamo già degli scarti da poter utilizzare. Prova a sviluppare un circuito della scheda madre. Partiamo da questo, quindi. Calciolama. Calciolama sviluppo completato. E una volta che l'hai sviluppato puoi svilupparlo ancora di più. Ah, ma guarda qua. Quanto. Bomba. E qua sopra pure. Wow. Quanto grande. Fantastico. Direi di andare di qua però per iniziare. Critico aumentato, invece di cosa abbiamo? Incremento colpo mirato e incremento tecnico. Oddio, sai che incremento tecnico mi ispira di più, mi ispira? Ah, ma posso continuare a potenziarlo, perché... Ah, ci sono poi i livelli dello... Quindi all'inizio lo sblocchi e poi dopo... Oh, ho capito. Comunque sì, è molto interessante. Poi questo qui sarà anche un attimino da studiarselo benino per vedere cosa posso aumentare e cosa no. Devi usare la funzione personalizza per installare le armi. Impostali da Hangar the Road o scheda madre. Ah, devo proprio metterle direttamente. Andiamo su consigliato e installiamo universale. Qui va messo calcio là. Sì, vabbè, però pensavo che me lo selezionasse già di base. Le nostre vite dipendono da quel rogue, quindi mettici pure tutto il tempo che vuoi. Arrivederci per ora, torna quando vuoi. Emergenza, oh no! Faro incontri è stato ricevuto, ora puoi affrontare le missioni del tesoro dal centro missioni. Servono a trovare una grande quantità di premi. Ok, ricorda che se fallisci il faro incontri non viene consumato. Secondo me è giusto farle anche per prendere qualche tesoro in più. Poi comunque se vado avanti nella storia, queste poi non è importante farle in video, ma andrò avanti con la storia. Ah, ma è solo così qua dentro, nell'arena. Andiamo un po' per fare acciaio. Sì. Andiamo un po' di divertirci, va. Sì. Ah no, aspetta, facciamo un attimino la spada, cambiamo. Ah, ha finito già? Ah.
Volevo un attimo cambiare. Stavo un attimino ancora con i comandi di un altro gioco, quindi sto proprio mezzo spaesato. Ok. Dai, davvero solo questo c'era da fare? E per vincere premi e basta? Vabbè, ci può stare. Un minuto ci ho messo, infatti. Nuovo rango. Boh. Ok. Ah, Musashi ho preso quindi. Questo è Kurandi, che si trova anche nel gioco di Mega Robo Fighters 2. A questo punto mi trovo nell'area residenziale, ma devo andare a scuola per continuare la missione principale. Quindi dobbiamo andare per di qua. E poi. Ah, sempre dritto? No, a casa nostra? Perché torna a casa? Scusa. Forse dobbiamo cambiare giorno? Sono a casa, Mina. Sono esausto. Oggi mi hanno fatto correre da una parte all'altra. Ma era da un pezzo che non mi sentivo così. Così vivo. Non ti deluderò, Mina. Ti vendicherò. Dovrei arrivare giusto in tempo. Bersaglio eliminato. Ah, quindi proprio l'hanno ucciso per davvero? Ah, questo è grave. Perché proprio lui? Comandante, mi sentite? Comandante! Teru, non avete risposto alla chiamata d'emergenza, quindi mi hanno detto di venire a controllare. Mi dispiace, mi sento un po' male. Ehi, comandante! Ok, possiamo accedere all'Accademia Seikoku. Ma se vado invece con Y e cerco la mappa direttamente. Eccola qua. Vai. Non possiamo andare direttamente al punto indicato, sembra. È molto strano, però. Level 5 a sto giro. È stata un pochino più realistica per quanto riguarda l'aspetto della società, per come è vestita, per come si comportano le persone, le macchine, le sale videogiochi, insomma, la tecnologia è rimasta, tranne i rogue, è rimasta ai tempi nostri. Quindi, secondo me, è stata molto realistica a questo giro level 5. Oh, è Nishino. Giorno. Kyoka, sembra allegra stamattina. Ma certo, essere allegra è la migliore delle mie qualità. Ok. Contenta tu. Anche perché è un ragazzino di 16 anni, che problemi vuoi che abbia? A parte pilotare un robot gigantesco. Allora, entriamo. Potrei parlare con tutti, ma. Non ha visto nessuno di sospetto all'Accademia Seikoku, ma scusami. Vabbè, forse corpo studentesco. Oh, guarda questo, sportivo. Saltano di tutto gli allenamenti e quest'anno si parlava anche di partecipare alle gare nazionali. Ah, ok. Questa è la mia prima lettera d'amore. Uomo su di giri, uomo. A 16 anni che uomo è? Mezzo uomo. Il nuovo studente è arrivato da un'altra scuola, Reiji Amemiya. Ciao, piacere di conoscervi tutti. Anche io ho sonno, sai? Mi ha contagiato con lo spadiglio. La lezione è finita, fate tutta attenzione mentre tornate a casa. Quindi ora iniziamo ad indagare? Il prof Akamada è così attraente ed è anche così misterioso. È vero, non come quegli stupidi ragazzini. Sapete che questi discorsi li facevano anche nella mia classe? Ed io pensavo, cioè ragazze, sul serio trovate attraente un uomo di mezza età? Ma forse era solo la scuola mia che aveva insegnanti di mezza età. Pochissimi giovani, forse 3 o 4. Ehi, quel posto è davvero buono. Dici sul serio, non trovi che sia troppo dolce? Forse. Oh, ho una riunione del club, ciao.
Cos'è corpo studentesco? Sì? Ah. Mio padre è stato assassinato. Cioè, glielo dicono con una telefonata, non vanno neanche a trovare la scuola. Cos'è? La società è talmente così avanzata che non puoi neanche andare a dire alla figlia di una persona che è morto il padre. Vabbè. Ma poi da dove inizi a indagare? Neanche fossi una specie di detective. Non importa, ci proverò lo stesso. Ah, che rottura. Ti capisco benissimo quando devi fare le cose controvoglia, specialmente quelle che non vuoi fare perché a te non frega niente di tutta quanta la situazione. E invece no, devi sempre lavorare per gli altri. Prof. Kamada, sei libero questa domenica? Ti andrebbe di venire con me in una bellissima caffetteria che ho scoperto? Non posso purtroppo, ho delle faccende da sbrigare domenica. Ok, peccato. Allora la prossima volta non puoi dire di no. Certo. Professore. Ok, buoni. Che stai facendo? Perché cerchi di sedurre l'insegnante? Eh? È così sbagliato per una studentessa amare il proprio insegnante se i suoi sentimenti sono puri? Sì. Direi direttissima. Forse sei solo gelosa perché sai che non si innamorerà mai di te. Agli uomini non piacciono i muscoli. Parla per te. Cioè, vorrei dire, lei è una tomboy. Basterebbe quello. Ci vediamo? A proposito, che ne pensi di lui? È solo un insegnante, nulla di che. C'è qualcosa in lui. Sì, è proprio così. È certo. Allora, qui per terra abbiamo altri crediti, che fanno sempre comodo per personalizzare il rogue. Ragazzi, riusciamo a fare 10 passi senza che ci interrompano? Dubito a questo punto. Però vabbè, se serve ad avanzare nella storia, ben venga. Club di giornalismo. L'ho sentito anche ieri. C'è senz'altro qualcosa che non va. Di nuovo la storia della città? Non è che non ti crediamo, è solo che non abbiamo capito. Racconta, racconta, è una specie di leggenda urbana. No, c'è qualcosa che non va con la città. C'è una cospirazione in città, tocca a noi scoprirla. Questo è il succo. Oh, sembra interessante. Ah, non riesco a capire, è così frustrante. Ma c'è sicuramente una storia da raccontare dietro. Lo sento nelle mie ossa di giornalista. Che la città è finta. Ebbè, non è facile trovare prove che la città sia finta. Esplorando un po' per conto mio, trovo gente con cui parlare, ma nulla di niente crediti, niente oggetti strani. Quindi andiamo avanti. Oh, il ragazzo che veniva picchiato e quello super geniale. Ancora una volta pieno di spazzatura. Sì, se la stanno prendendo con me, ma va bene così. Reagisci, caccia gli attributi, prendili a calci sui denti, i tuoi bulli. È successo da poco, vero? Oh, non preoccuparti, quando ero piccola era peggio. Poi cos'è successo? Sei diventata grande e quindi più femminile e quindi i maschietti si sono rincoglioniti di botto e se la prendono con gli altri più deboli di loro? Perché quello che fa un bullo, prendersela con uno più debole, fino a che non gli tiri una bella legnata sulle gengive e la smettono. Non succede niente di strano. D'altronde non è che i tipi sospetti piovano dal cielo. Mi arrendo, faccio un salto alla sala giochi e torno a casa. Yo, hai finito di ficcare Sara in giro? Se non ho visto nulla di strano, perché il comandante ci ha chiesto di farlo? Hai visto il messaggio di Teru? Ha detto che un tizio in giacca e cravatta è stato ucciso stamattina. No, non l'ho visto e non mi interessa. Dovrebbe invece, dato che era un pilota come noi. Credo che l'incarico del comandante c'entri qualcosa. Perché? Non mi fermerò davanti a nulla. Devo eliminare i soldati. Comunque io vado in sala giochi. Ok, io non penso di andarci.
quindi lei probabilmente ora ci seguirà per farci del male. Ah, sono già stanco. Devo essere sicuro di ucciderlo con questo. Ehi, ho trovato 500 yen! Beh, sono tanti, eh. Fantastico! Oggi è il mio giorno fortunato. Non ci credo, il nuovo numero è già uscito. Prendo questo. La classica gag di cattivo che vuole uccidere il protagonista, ma non ce la fa. Questa è la mia occasione. Ah, mi hanno beccato, maledizione! Sta diventando veramente ilare la situazione. Yamatichi Daiji! Asuna? Ih! Oh, ciao! Accidenti, mi ha beccato. Oh no. Non mi stavi seguendo anche l'altro giorno? Cosa? Davvero? Non me lo ricordo. Non importa, ma cosa può volere da me una studentessa modello come te, Asuna? Asuna. Deve essere il nome di questa ragazza. Io voglio. Beh, io voglio. Oh no, devo pensare a qualcosa. La cosa più naturale sarebbe fingere di essere innamorata di lui. Innamorata? Su questo pianeta le persone dichiarano il loro amore per iniziare delle relazioni romantiche. Davvero? Penso che sia una buona scusa, a nessuno sembrerebbe strano. Tutto bene? È solo che sono innamorata di te. Che cosa? È per questo che ti stavo seguendo, non posso farne a meno. Ci ha creduto? Vai dritto al punto, eh. Sei sempre stata così? Io? Beh, io. È solo che sono innamorata di te. Ehi, Kyoka! Aspetta, Asu, ti ho davvero detto di provare qualcosa per te! Sono super confusa, e da quando è che voi due siete così intimi? Yamato, faresti meglio di iniziare a spiegarti! Yamato, quindi è così che si chiama? Mi stai prendendo in giro? Adesso non piacerebbe mai un ragazzo come te! Aspetta, non dirmi che voi due stavate già uscendo insieme? Non ha alcun senso! Non ha senso. Che cosa ho combinato? Questo potrebbe mettere la principessa Arshem in grave pericolo. Faccia attenzione, principessa. Sembra che quello fosse un comportamento insolito per quella persona. Ma mi hai detto tu di dirgli così! La prego di perdonarmi. È stato un grave errore da parte mia. Commetterò harakiri per rimediare. Ora però dobbiamo lasciare che le cose seguano il loro corso. Cosa intendi dire? L'amore non può essere rifiutato per sempre, nel nostro mondo come nel loro. Non ci resta che portare avanti questo amore innaturale. Quindi nel loro mondo l'innamoramento avviene in maniera diversa? Non si dichiarano, si mettono insieme e basta come in India? Tutto bene, Asuna? Sì. Vediamo, lui è Yamato e io sono Asuna. Aspetta! Asuna si comporta in modo molto strano oggi. Già, non mi sto comportando in modo strano. Io, Asuna, sono innamorata di Yamato e non c'è nulla di naturale in questo. Di me. È quello che ha appena detto. Sì, il mio amore per te è sincero. Falla finita. Così impertinente. Cosa? Vieni immediatamente al rapporto, c'è una questione di cui dobbiamo discutere. Sì, ok. Scusate ragazzi, ma devo scappare, ci si vede in giro. Cosa? Non così in fretta, Yamato! Sembra che abbiano convocato tutti i piloti. Siamo un bel po'. Eppure non basta. Questo è tutto ciò che abbiamo per proteggere il rifugio. Stamattina alle 7:27 un pilota di Rogue è stato ucciso da Kakicho.
Yamamoto. Yamamoto, lui... No, no! A lui ne sono poi seguiti altri tre. Qualcuno stirando la caccia ai piloti per eliminarli. Chi potrebbe averci preso di mira? Gli alieni! È molto probabile che ci siano gli alieni dietro a queste morti. Sospettiamo che qualcuno tra i loro ranghi si sia infiltrato nel rifugio. Pensiamo che abbia rubato le informazioni sui piloti dal computer di Baia dell'Oblio. E ora li stanno uccidendo. Comandante, va tutto bene? Stai tremando? Non c'è motivo di preoccuparsi. Ma potrebbe trattarsi di qualcosa di grave. Taro, ci sono molte cose che possono succedere al corpo di una donna, lo capisci? Eh? Sì, sì, signora. Non preoccuparti per me. Bada piuttosto a te stesso con quell'assassino a piede libero. Oddio, era un po'... Un tono un po'... Me la caverò, comandante. Sì, però se una donna ha certe cose, tipo le mestruazioni, diciamo apertamente, non è che si inietta qualcosa nel braccio. Forse nel futuro. Ma chi lo sa? Un gatto grigio? Che fa miau? Che bellino il gattino! Ma ha un collare, quindi è di qualcuno. Che cosa? Che cos'è questa sensazione opprimente? Non riesco a controllarla. Sì, ora capisco. Ma certo... Questa pulsazione nel petto. Ho letto qualcosa a proposito. Finalmente quel giorno è arrivato. Questa sensazione che provo è amore. Il mio primo amore. Attenzione. Oh, che succede? Ah, gli occhi cambiavano colore. Cosa sta succedendo? Principessa Arshem, dobbiamo invertire il trasferimento. Dopo un periodo prolungato, l'ospite inizierà a rifiutare i ricordi che l'abbiamo impiantato. Tutto bene, principessa. Il trasferimento l'ha messa a dura prova. Sto bene. In ogni caso dobbiamo somministrarci farmaci di acclimatazione ambientale. Di acclimatazione ambientale? Ma sembrava quello che stava usando prima comandante. Naturalmente, non servono per possedere un Terran, ma è difficile dire quale delle due cose sia meno dannosa per il suo corpo. Sono un po' sorpresa, ma mi è piaciuto essere in quello stato. Anche se immagino che sarà piuttosto fastidioso per quella ragazza. Rimanere qui troppo a lungo è molto rischioso, non lo dimentichi. Portiamo a termine la missione che ci ha assegnato la regina e torniamo in fretta. Hai ragione, devo farlo se voglio ricevere l'approvazione di mia madre. Per essere degna di una regina. Principessa Arshem, lei non è affatto come sua maestà. Lei non è sua madre, è una persona indipendente. Una persona indipendente. Non può essere il mio corpo, qualcuno... Devo dirlo a Yamato prima di essere posseduta di nuovo. Se ne è accorta? Ma un conto è rifiutare i ricordi che le impianti. Un conto è ricordarsi di essere stati posseduti. Forza, Tonki, mostragli quello che sai fare. Pipo Pepa. Ok. Ok, calmiamoci. Che succede qui? Dorothy è qui, ma non esattamente in carne ed ossa. Cosa diavolo? Beh, scioccato. È il sistema di navigazione che ho appena installato su Tonki. Il navigatore V. E tra tutte le cose hai scelto proprio una ragazza? Il Navi V ti indicherà un mucchio di cose là fuori sul campo. Lei è il sistema di navigazione? Confermati tractor in avvicinamento. Sortita di emergenza autorizzata. Ok, si combatte allora. Ah, missione per sbloccare Combattler V, Voltes V, l'albero genealogico del V aggiunta. Potenza consigliata consiglia i miglioramenti da fare in base alla forza del giocatore. Prenditi libertà di utilizzare queste informazioni come riferimento quando non sai quali miglioramenti fare. Ok. Ok, quindi questa è la parte finale della missione, immagino.
Ah, questa è quella però più importante da fare. Andiamo a fare miniera d'oro allora. Partiamo. Ok. Cominciamo allora. E questo è il posto? Il cielo è diverso rispetto a prima. Il pianeta alterato cambia la sua atmosfera a seconda del tempo e del luogo. Facciamo fuori chiunque c'è ostacoli. Già. No, sbaglio il tasto. Ok, è andata. Adoro fare botte e combattere. Sì, non è male in un videogioco. Vai. Questo è forte, ehi. Mi pare. Questo è tipo una torretta. Andata, bene. Dove sono? Ah, più avanti, ok. Vieni qui, amico mio. Ehi, che succede? Oppa, scusate, via, vero? Andiamo. Siamo già arrivati? Ok, questo vola. Eccolo qua, vai, doppia. Arriva il nemico grosso ora. Oh, è nuovo! Mitragliere classe fusione, let's go, baby! L'ho preso, ok. Ah, calciano la prova male, Ok, vai. Un modo infallibile per sbarazzarsi degli insetti e farli a pezzi. Quindi? Ok. Ah, non gli sto facendo danno. Va bene. Ok, quindi... Oi oi! Capitano di Bush ti farà guadagnare il tempo necessario, quindi... Blaster a diffusione, ok. Sì, alla gamba, però vabbè. Mamma mia! Oh, basta! Quanto forte! Ma quanto è forte? Era necessario? La colpa è mia forse che sono di livello alto, ma era lungo l'attacco. Yamato Ichidaiji. Che succede? Sembrava molto assennato. Stavo lì tutto preso. Bello quell'attacco. A ci picchia ragazzi, che bello. Livello 9. Siamo quasi al rango 10, Trapano percursore rango 3. Cargo Gatling, wow. Oh, davvero niente male. Il test del Navi V si è concluso senza intoppi, quindi lo concluderò nel prossimo aggiornamento. E ovviamente Dorothy non è la sola, c'è anche la versione di Haruka. Scegli quella che ti piace di più.
Va bene. Non ho idea di chi siano nessuna delle due, ma va bene. Gli amati Shidaiji. Ah, Asuna. Yamato, devo parlare con te. Con me? Aspetta, non sei davvero... sai? Yamato, ascoltami. Cerca solo di stare lontano da me. Eh? Oh, non è che il professore anche fa parte della cospirazione? ちょっとあれ見て気まくない?マジやばい。どうした?お腹減ったのか?そうか。猫を学校に持ち込むのは禁止ですよ。そうなんですか?はい、完全に。早く連れ出してください。 Ma cosa c'è di strano nel giocare con un gattino? Cioè, non è che stava facendo cose strane. Boh. Andiamo avanti, però. Mi sa che il capitolo però è finito qui. Ma cosa vuole Asuna? Venire a dirmi di starne lontano? Ah, lasciamo perdere. Meglio tornare a casa per ora. Sì, abbiamo completato anche il capitolo 3. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo, tattiche fedine, vedremo che cosa succede. Asuna avverte Yamato di starne lontano, ancora confuso per la situazione e per l'improvviso cambiamento di Asuna. Yamato decide di lasciare stare e tornarsene a casa. Va bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!